La Rinnova nasce, diciamo, all'interno dell'Università di Palermo. Siamo tre colleghi che studiavamo appunto biologia. L'idea è nata per rendere fruibili quelle zone balneari dove la pressione appunto di Posidonia, una pianta marina endemica del Mar Mediterraneo, una volta che si stacca, quindi per senescenza, si deposita lungo la battigia. Lì appunto entra in conflitto con la fruizione appunto turistica. Quindi la nostra idea è stata quella di innanzitutto prelevarla secondo normativa, quindi soltanto nelle zone dove effettivamente vi è un problema e dove effettivamente già viene raccolta. Nelle zone di riserva, prettamente di riserva, dove c'è deposito, non è il nostro caso in questo caso, viene rilasciata lì come ruolo appunto a protezione costiera. Quindi la nostra idea era quella di trovare un prodotto che potesse essere riutilizzabile in loco, quindi dove veniva prelevata in precedenza. E appunto per questo da 5 anni abbiamo provato e siamo riusciti a creare un vero e proprio prototipo, che è un feltro, il quale può essere direttamente riutilizzato nel tratto di costa dove è stato prelevato, comunque nella zona, diciamo, vicine. Appunto per questo siamo entrati a far parte di questo progetto Startup Belice, dove abbiamo trovato perfettamente il riutilizzo, quindi all'interno della riserva. Questo è un tratto appunto costiero dove l'ultimo, diciamo, dove vi è la presenza di un sistema dunale, retrodunale protetto. Quindi la nostra idea è quella di utilizzarlo a protezione dunale. Quindi attraverso il feltro cercheremo di consolidare appunto le dune e proveremo a reimpiantare direttamente sul feltro, essendo totalmente biodegradabile, delle piante psammofile tipiche della zona e quindi tipiche della riserva. Sulla base di questo feltro siamo riusciti inoltre a produrre un vero e proprio pannello biocomposito totalmente biodegradabile, con il quale cercheremo a sua volta di rendere fruibile la riserva attraverso l'utilizzo di indicazioni che servano per raggiungere il mare, piuttosto anche per la descrizione vera e propria del luogo in cui ci troviamo.